E allora Maurizio, eccoci qua, direi che in questo momento, diciamo, metà mattina, un buon caffè. Ottimo. Anche per... Io ho anche assaggiato un paio di fagioli crudi. Ah sì? Ecco, ecco questo qua. Non l'avevo chiesto alla nutrizionista, se si possono mangiare crudi. Si ma possono dopo... mangiare, non fanno male, buoni, buoni. Ok, se ce lo dici tu noi ci fidiamo. Sì. Senti, raccontiamo un po' della tua carriera, perché so che all'inizio hai avuto delle grossissime difficoltà, ti sei un po' inventato anche dei lavori, hai fatto lo stage man. Guarda, io ho cominciato... I miei primi contatti con questo mondo sono stati proprio qui, non qui allo studio Via Teulada, dove facevo la clac, la comparsa, ah, battevo sì. le mani. Vedi, signore e signori, c'è sempre un futuro per tutti. Sperando di portarvi. Bisogna sempre iniziare dal basso. In fondo. Spero che abbiate la mia stessa fortuna. Con tanta umiltà, con tanta dedizione. Era uno spettacolo, pensa tu. Pensa tu, i corsi e i ricorsi. Uno spettacolo di Falqui. Il grande Antonello, che si chiamava Dove sta Zazà. Ogni tanto lo fanno la notte, lo fanno rivedere. Lo Teche Teche. Sì, che era scritto da Castellaccio e Pingitore, con le coreografie di Landi. E io a distanza di tanti anni mi sono ritrovato a lavorare con Falqui. Pensa. Con Pingitore e Castellaccio, insomma, al Bagaglino. E a proposito di Pingitore... E con fosse... Cino Landi al Sistina. E sono stati proprio... è stata una... come dire, una partecipazione lì a Dove sta Zazà, con premonitrice che mi ha aperto, dopo tanti anni, la possibilità di riconoscere queste persone chiaramente su un altro piano, insomma, da attore. È stato molto bello. Battevo le mani, guadagnavo 3.200 al giorno lorde e ne spendevo 4 di supplì. Ma è vero, giuro. Quindi insomma... alla mensa. Hai fatto molta fatica per raggiungere i tuoi obiettivi? Beh, insomma, non voglio fare la vittima, per carità, ma insomma la capettaccia l'ho fatta. E ma chi è che ha creduto fin dall'inizio nel tuo talento, in te? Guarda, quella è una cosa importantissima, è difficile da spiegare. Cioè, meglio di te non lo sa nessuno, se ce la puoi fare o no. Cioè, quando senti gente dire io non ce l'ho fatta perché non mi sono piegato a quel compromesso o perché non sono voluto andare, io... le prendo sempre con le molle queste cose, perché se sei bravo, e tu lo sai se sei bravo, a comunicare, a farti capire, il treno ti passa, non esiste al mondo. Che bel messaggio che ci stai dando, Maurizio, un anche per passa. I ragazzi che magari fanno tanta fatica, però mollano, no? Non mollate quando mai. Quando si recrimina troppo io comincio ad avere qualche dubbio, no? Perché quello sapessi che mi ha fatto, questo no. Tu c'hai un treno che difficilmente ripassa, esatto. Qualche volta ripassa pure, che se passa lo prendi e fatta, insomma. Al volo proprio. Devi essere tu a saperlo. Quanta gente sono sfortunata, no? Perché quel no. Però tu hai rinunciato anche a un posto fisso, pur di continuare... No, io per vivere, no, ma già sposato, poi avevo, oltre alle comparsate che andavo facendo, facevo dai telefoni di Stato, lo straordinarista, il telefonista straordinario, che erano quelli che d'estate andavano a luglio-agosto a sostituire. Beh, quelli una che telefonata in ferie, salva la vita, diceva, no? Quelli la, che andavano la in ferie. Feci una domanda, me la fece fare mio padre, che era un funzionario dei telefoni, e io per 10 anni ho fatto 2 mesi l'anno, 3 mesi l'anno. Quando poi si è trattato di andare a fare un piccolo esamino pro forma, addirittura per un impiego ai telefoni inferiore a quello che per 10 anni avevo fatto, quindi sarebbe stato abbastanza onestamente facile. Era il 6 gennaio 79, dovevo tornare a Roma una mattina a far stasera e poi tornare a Modena perché ero in scena con un grande teatro, con il Teatro Argentina, con Squarsina, con il Teatro Stabile di Roma, che per me era quei sogni infiniti. E non tornai. Senti, guardiamo alcune immagini della tua carriera. Vediamo. Va, Maurizio. Posso? Avete finito? No, guardare, guardare. Non ho visto niente. Adesso puoi guardare. Ma tanto lo sapevo che eri la sposa più bella del secolo. La colazione è pronta. La faccio andare. Ma che ne sai tu di quello che accetto io? Ma che ne sai di quanto soffro? Che ne sai tu? Ma te lo sei mai chiesto se nei dubbi miei, eh? Non ci stai proprio te. Sei rimasto sempre uguale, eh? Non l'avevo mai rivisto. Questo è il ragazzo del muretto di Gasparini. Eh sì. Senti, non possiamo non parlare però di un'altra tua grande passione, quella della Roma. Tu sei un tifoso, eh?
Quelle sono passioni brutte, tesoro mio. brutte. Quelle che non ti fanno dormire qualche volta. Più di un lavoro, guarda, domani andiamo a lavorare, poi non ti chiamano più, il lavoro lo fa un altro, vabbè, è dura. È dura, ma però quando insomma... la Roma mi fa una partita brutta, mi sbaglia un derby, o mi fa una cosa, divento matto. Perdi quasi la fame, direi, o no, Maurizio? Eh? Perdi quasi la fame. Sì, la fame si fa. Vivi, no, prendi un cuscino, invece quella è la tua dramma, la tua disgrazia, e provi a dormirci sopra e non ci riesci. E meno male che mi fa così. E meno male che c'è il tuo spettacolo che stai portando in tutta Italia, Maurizio Mattioli Show, lo scorso anno grandissimo successo. Noi lo portiamo insieme. Quest'anno hai bissato. Insieme a Settimio Colangelo, che è mio manager. Spesso è con me un altro comico che mi scrive anche dei testi, delle cose, che si chiama Marco Dana, bravissimo. E niente, prendiamo la nostra macchinetta e ce ne andiamo a fare le piazze. Io le faccio molto volentieri. Vado perché sento veramente il contatto umano della gente. Quando sarei su un parco in un paese, anche se il ragazzino ti tira, ti fa casino mentre tu stai recitando, fa niente. Ma è bello perché sei dentro a una festa dove hanno avuto il piacere di averti. E allora, ti gratifica. Voglio far vedere ai nostri telespettatori un pezzettino del tuo spettacolo. Io piango quando casco nello sguardo del cane vagabondo, perché se somiamo in modo assurdo, siamo due soli al mondo. Perdo in quell'occhi senza nome che cercano padrone. Domani, se non sbaglio, è la tua festa, la prima senza viole. L'altro giorno andare una donna, una signora incontra un'amica e mentre parlano gli chiede il vestuario, ma mentre fai l'amore con tuo marito ci parli? Ci metteremo una volentieri. E allora grazie a Maurizio Mattioli. Era un pezzo. Ci tengo a dirlo, era una canzone di Franco Califano che io ormai da 4-5 anni faccio tutte le sere. Ciao Franco. Ciao Franco. E visto che hai gradito, questo è il cadeau di Tutto Chiaro, un po' di fagioli freschi. Me li posso portare a casa? Ma certo, è tuo, è un regalo. Non fai prima a darmi questo? Ah, tu, ti do tutto, è il cestino per te. Io stavo prendendo uno per uno, guardami. Questo è un regalo veramente gradito. Maurizio